Buongiorno e buona domenica a tutti cari amici, social follower dal vostro Deluxe. Archiviate le maggiori competizioni continentali con la vittoria rispettivamente del Real Madrid di Carletto Ancelotti della Champions, della straordinaria Atalanta dell'Europa League. E a discapito della Fiorentina, purtroppo dell'Olympiacos, della Conference, è ora di proiettarci su UEFA Euro 2004 Germany, appunto ospitata in terra tedesca. I gironi sono i seguenti: abbiamo Germania. Gruppo A, Germania, Svizzera, Scozia e Ungheria. Gruppo B, Italia, Croazia, Spagna, Albania. Gruppo C, Slovenia, Danimarca, Inghilterra e Serbia. Gruppo D, Polonia, Austria, Francia e Olanda. Gruppo E, Romania, Belgio, Slovacchia, Ucraina. Gruppo F, Repubblica Ceca, Turchia, Portogallo, Georgia, poi le 4 migliori terze della classifica speciale, migliori terze accederanno comunque alla seconda fase. Veniamo ora invece al calendario, almeno della prima giornata. Ovviamente ad aprire le danze sarà la squadra ospitante dell'Europeo, la Germania, che praticamente a poco più di 10 giorni, il 14, affronterà la Scozia alle ore 21, il giorno dopo il 15 Ungheria, Svizzera alle 15, Spagna, Croazia alle 18 e alle 21 il debutto dell'Italia contro l'Albania. Il 16 Polonia, Olanda alle 15, Slovenia, Danimarca alle 18, Serbia, Inghilterra alle 21, il 17 Romania, Ucraina alle 15, Belgio, Slovacchia alle 18, Austria, Francia alle 21. Il 18 si conclude con Turchia, Georgia alle 18 e Portogallo, Repubblica Ceca alle 21. Sappiamo che una competizione come l'Europeo, il Mondiale, sono partite già dalla prima giornata da dentro a fuori, quindi speriamo bene per quanto riguarda noi azzurri dell'Italia. Visto che manchiamo dei massimi tornei continentali da parecchio, purtroppo, che dire, Forza Italia, Forza Azzurri, oltre al calcio abbiamo in corso il Roland Garros Tennis Francia, Sinner, speriamo che possa arrivare alla semifinale, chissà alla finale. Il Mugello, la MotoGP questo fine settimana, la Formula 1 ritornerà settimana prossima in Canada, quindi un saluto a voi tutti, alla prossima, ciao!